L'Umbria è un territorio, da un punto di vista turistico, veramente bellissimo, con della qualità agroalimentare unica. In più è diventata e sta diventando sempre più importante anche da un punto di vista produttivo e imprenditoriale. L'unico difetto che aveva è che è difficile da raggiungere come infrastruttura. Io credo che questo collegamento, questo volo sia fondamentale per consentire da un lato uno sviluppo del turismo, ma dall'altro lato uno sviluppo anche dei collegamenti fra i nostri e i loro imprenditori. Penso che sia un'opportunità che non dobbiamo e non vogliamo lasciarci sfuggire assolutamente. E poi, ripeto, l'Umbria è bellissima. Abbiamo approfittato del primo volo da Perugia all'aeroporto di Bergamo Rialzerio per fare una serie di incontri che abbiamo già pianificato a Milano, ma naturalmente una visita qui in Regione Lombardia per tornare a parlare con il collega e amico Attilio Fontana, con cui abbiamo condiviso questa parte e questa operazione di questo volo giornaliero Perugia, diciamo Milano, perché comunque si svolgerà per tutta la settimana con arrivo a Bergamo Rialzerio e il fine settimana invece con arrivo a Linate. Le nostre buone relazioni si stanno anche implementando, per cui naturalmente con Attilio stiamo portando avanti anche qualche sinergia e qualche progetto di interazione con le nostre aziende che operano anche in Regione Lombardia e viceversa, per cui ci saranno poi dei prossimi incontri e lo aspettiamo naturalmente in Umbria. Ringrazio anche l'assessore Terzi per la sua fattiva collaborazione e interazione che abbiamo avuto anche per questo volo, che per la Regione Umbria è sicuramente molto importante, sia per ciò che attiene al business, quindi come servizio, ma anche all'incoming turistico, perché la nostra regione si sta facendo conoscere ed apprezzata anche in questa parte del paese. Abbiamo lavorato, devo dire, in perfetta sinergia io e il collega per fare in modo che questo progetto diventasse realtà. L'obiettivo, come si diceva, è non tanto e non solo insomma attivare questo collegamento ai fini turistici, quindi con l'obiettivo evidentemente di collegare un territorio meraviglioso, come diceva il Presidente, che è l'Umbria, con un altro territorio altrettanto meraviglioso che è la Lombardia, ma anche e soprattutto fare in modo che gli scambi business commerciali insomma possano essere facilitati da dei collegamenti che invece di qualche ora ci mettono esattamente un'ora. Devo dire che questa opportunità siamo certa che troverà un grande riscontro, molto positivo sia nei Lombardi che evidentemente negli Umbri, per fare in modo che le nostre due regioni possano più fattivamente, più efficacemente collaborare di quanto non abbiano fatto fino adesso. Il tema dell'Umbria e di questa legislatura è stato quello dell'isolamento. Avevamo proprio l'obiettivo sfidante di rompere l'isolamento. È chiaro che il volo di oggi rompe veramente e ci fa correre molto più avanti, perché i tempi obiettivamente sono diversi. Quindi c'è un grande interesse. Credo che sia una bellissima giornata di primavera questa, da segnare negli annali dell'Umbria certamente, ma in fondo anche per l'affetto che noi proviamo per i nostri amici e anche per la Lombardia.